Ah, arriva Marina, arriva. Marina diretto. Le lascio il posto. Arriva Marina, centrale. Entra Dodo. Ah, eccola. Beh, ci vuole un applauso, no? Dai. Ci vuole un applauso. Lascio il posto anch'io alla ragazza, siamo due ragazzi. Dai. No, che gentiluomo. Allora, eccoci qui, la neocampionessa italiana. Siamo pieni di domande per te. Partiamo da una del pubblico che ci segue. E ti ha detto: quanto sei impazzita dopo aver perso la donna? No, ne ha perso le donne. Ne ha perso due. Una, due. Ah, ok, comunque complimenti, perché era una situazione non facile dopo due sconfitte così. E dopo aver perso due donne, sì. Come era la tua condizione psicologica prima dell'ultimo? Noi ti davamo come sfavorita, no? Perché la situazione psicologica sembrava pesante. Come hai reagito? Come sei riuscita a trovare l'infa vitale per andare avanti? Prima della maglietta penso di no, perché comunque non so se lo sfavorita prima di giocare l'Armageddon. No, prima della seconda partita dello spareggio Blitz, dopo aver commesso il secondo errore fatale. Per la seconda volta non in presa ero... Beh, vabbè, non avevo più niente da perdere, avevo già lasciato due donne in presa, non potevo continuare a lasciare donne in presa. Ho fatto qui meno quello che... Quindi, che come riuscivo. Consigli di reagire dopo un brutto errore che costa una partita? È la cosa fondamentale è dimenticarsi tutto ciò che è successo prima e riprendere da zero. Alla fine ogni partita ha la sua storia, e anche dopo che uno sbaglia spesso succede che può recuperare, però deve avere sangue freddo e essere in grado di non lasciarsi coinvolgere emotivamente. E tu l'hai avuto e ce l'hai fatta, hai vinto il secondo spareggio. Sì. A quel punto poi è arrivato l'Armageddon, no? Come si è svolta la scelta del colore? Allora, Olga ha scelto croce e l'arbitro ha tirato una moneta. È uscita testa, quindi ho scelto io e ho subito pensato di prendere il nero. Come mai? Qua chiedo proprio, come mai la scelta del nero? La scelta del nero è perché nessuno era mai riuscito a vincere col bianco. Quindi, e poi col nero comunque anche la patta è possibile, anche se non era molto probabile. Sì, infatti, sempre date però tutte da abbiamo visto una piccola ripetizione a un certo punto, ma era un po' per guadagnare due tempo, ripetizioni, no? Ma soprattutto avevo già un pezzo in più, lei non può ripetere, e se riesco a tenere un po' meglio la posizione, va bene. Soprattutto cavallo in C5, tempo, no? Sì. Come fatto ma in realtà come sei vittorie col nero tra Marina e Olga in questo torneo. Anche sei col nero. Ma in realtà lì serviva per tenere il cavallo in C5 il più possibile. Sì. E comunque darle fastidio. E come tempo, comunque il minuto in più anche lei l'ha dovuto usare. Subito. Ci sono due domande molto interessanti. Partiamo dalla prima, seria. Che tipo di carriera intendi scegliere per il tuo futuro? Vabbè, ho finito la triennale in psicologia. Dottoressa. Grazie. Finito quest'estate. E ho deciso di non continuare con la magistrale, almeno per il momento, di dedicarmi solo agli scacchi. E quindi mi sto impegnando. Quindi diciamo, è un risultato importante questo, in vista di questa scelta. Sì, no? Sicuramente. Beh, adesso passiamo a una domanda altrettanto interessante. Ci dici una frase in bergamasco stretto? Magari no? In romano c'è dai, no? Dai, quest'anno è andata bene, dai, come la tradurresti? Quest'anno è andata bene. Non parlo dialetto, quindi ah, okay, allora lo capisco, però ma lo compenso. Riuscici qualche vai qualche perla barlettana, dai. Cosa posso dirvi? Quest'anno è andata bene a Marina, dai, come lo deve essere. Ok, io lo dico male, dai. Ma tanto non credo ci siano troppi barlettani che potranno dai. Confermare, quindi Cussen è shoot buono. bravo. Quindi Cussen è shoot proprio buono. Sono perfettamente d'accordo. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Ecco, c'è una domanda. Che ne pensi di Olga come giocatrice? Una giocatrice formidabile.
all'inizio del torneo era lei la favorita, non io. E anche gli spareggi, visto come sono andati quelli dell'anno scorso, era la sentivo come lei quella favorita, non tanto io. Però a differenza dell'anno scorso ho giocato un po' meglio, anche se ho lasciato da un'impresa. Però la qualità del gioco prima era meglio rispetto allo stesso gioco che avevo dimostrato un anno fa. E quindi sono abbastanza contenta. Poi vabbè, lei come giocatrice è una giocatrice completa. Sì, tranquilla Marina, okay. Guarda la telecamera. La giocatrice sì, completamente completa, sa molte cose. Ma siamo sempre in diretta? Sì, sì. Mm-hmm. Sì, no, questa è okay. E ancora penso sia più forte di me, anche se ho vinto il torneo io, penso che sia più forte. Però hai tempo e tempo un altro anno per migliorare, poi vediamo l'anno prossimo. Posso fare una domanda io? Cosa hai pensato quando ha perso con te? Hai pensato ce la posso fare? Dopo che Olga passa con te. Finalmente ho avuto un'altra possibilità, non credevo proprio. Quel giorno ho fatto patta con Elena, Selina. Siamo andate entrambe in centro a vedere di Natale, ma hanno portato fortuna. Hanno portato molto fortuna, sì sì. Vogliamo chiudere la diretta perché c'è la premiazione. Purtroppo dobbiamo chiudere la diretta, c'è la premiazione. Dobbiamo applaudire ai vincitori. Sì. Chiude? Sì, allora, no, aspetta, questo annuncio facciamo dopo. Okay. Sì. Allora, dicevo, trovate tutte le iscrizioni sul canale YouTube della Federazione Scacchistica Italiana, seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e su YouTube, e troverete tutte le informazioni su questi campionati italiani di scacchi. Per questa sera è tutto, dobbiamo andare alla premiazione. Ciao!